siamo rimasti tutti sconvolti. Gli abitanti di Via Sidoli, a Parma, sono ancora scioccati dall'orrore a seguito della scoperta macabra fatta nei giorni scorsi da un uomo che passeggiava con il suo cane. L'uomo si è trovato di fronte a un cadavere mummificato che, nonostante la vicinanza alle abitazioni, era rimasto inosservato. Potrebbe appartenere a una persona deceduta non meno di 6 o 7 mesi fa. L'ipotesi più inquietante è che possa essere quello di Alessandra Ollari, scomparsa il 29 giugno scorso, secondo quanto dichiarato dal suo compagno Ermete Piroli. La donna sarebbe scomparsa dalla sua casa di Parma, distante 2 chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere. Il periodo della scomparsa coincide con la datazione del corpo. Recentemente è emerso che il terreno dove è stato fatto il macabro ritrovamento era smosso, suggerendo che qualcuno avesse cercato di scavare una fossa. Forse è per questo motivo che nessuno ha notato quei poveri resti, nonostante fossero in una zona abitata. Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope e avvocato delle cugine di Alessandra Ollari, ha commentato così la notizia. È un mistero questo ritrovamento. Da un lato vorremmo chiudere il cerchio e capire finalmente se qualcuno ha fatto del male ad Alessandra e chi è stato. Dall'altra parte c'è la speranza che non si tratti di lei, perché sarebbe una scoperta dolorosa. In procura le informazioni sono strettamente riservate e non trapelano indiscrezioni, ma sono in corso tutti gli accertamenti necessari per identificare il cadavere. Da alcuni mesi la procura sta indagando sulla scomparsa di Alessandra Ollari, aprendo un fascicolo con l'ipotesi di omicidio. La sua storia è emersa grazie agli appelli della trasmissione Chi l'ha visto. Al momento non ci sono nomi nel registro degli indagati e l'indagine procede a carico di ignoti. La vicenda è avvolta da molte incognite. Ci sono poche immagini di Alessandra Ollari che la ritraggono in un periodo passato. Secondo il compagno, negli ultimi tempi, la donna era depressa e fisicamente debilitata, vivendo in solitudine. Aveva solo delle cugine, che non la vedevano da tempo, e i vicini di casa faticano a ricordarsi di lei. Anche i gestori dei negozi e dei bar nelle vicinanze della sua abitazione sembrano non averla mai notata. Nessuno si ricorda di lei, nemmeno in farmacia. Come faceva a vivere Alessandra Ollari? Era sempre chiusa in casa. Quando è scomparsa? Oltre al suo compagno, nessuno sembra avere risposte. Mentre Ermete Piroli, il compagno, a differenza di lei, è un volto piuttosto noto nel quartiere, secondo la sua versione, Alessandra Ollari è uscita il 29 giugno scorso per fare la spesa e poi è scomparsa. Ma nessuno al supermercato sembra ricordare il suo volto. Dove si sarebbe recata? Un'altra grande anomalia riguarda la questione finanziaria. La donna era benestante, avendo ereditato una consistente somma dai genitori deceduti tempo fa. Ermete Piroli, il compagno che la accompagnava da 15 anni, afferma di essere venuto a conoscenza della sua ricchezza solo recentemente, quando lei stava male e lo aveva autorizzato a gestire il suo conto corrente firmando una delega. Solo in quel momento avrebbe scoperto l'entità delle risorse finanziarie di Alessandra. Ma è davvero andata così? Il passato di Ermete Piroli è piuttosto controverso. Nel 2009 è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale nei confronti di una ragazza, avvenuta quando lavorava come autista di un pulmino per persone con disabilità. La molestia sarebbe avvenuta durante uno dei suoi turni di lavoro, infastidendo una delle giovani passeggiatrici che accompagnava. Piroli nega tutte le accuse, sostenendo che si tratta di un errore giudiziario che ha rovinato la sua vita. Recentemente altre due donne lo hanno accusato di essere un predatore sessuale. Un altro enigma avvolge questa vicenda. Prima di scomparire, Alessandra avrebbe effettuato 2 chiamate a un uomo, una su un numero fisso e l'altra su un cellulare. Entrambi i numeri sono memorizzati con il nome di Stefano. Chi è questo misterioso individuo? Infine, c'è un'ultima stranezza. Alessandra aveva affittato un locale a Calestano a una parrucchiera. Le due donne si sono sentite per l'ultima volta nel maggio 2022. Successivamente, la parrucchiera le avrebbe inviato alcuni messaggi senza ricevere risposta.
qualcuno ha letto quei messaggi poiché la spunta blu su WhatsApp è presente. A partire da ottobre dello stesso anno, però, i successivi non risultano nemmeno visualizzati. E se quel cadavere appartenesse davvero ad Alessandra Ollari,